Buonasera. Mentre voi continuate a mangiare, a cenare, io introduco intanto questa serata e vi ringrazio innanzitutto tutti quanti per essere qui con noi questa sera. Per noi è una serata importante perché è dedicata ai nostri bambini, alla loro tutela e all'amore che noi abbiamo per loro. Ringrazio veramente di cuore la Croce Rossa Italiana e la Caramella Buona Onlus, nostre partner in questa iniziativa, con le quali già da tempo abbiamo instaurato una collaborazione proprio relativamente al problema della pedofilia. Innanzitutto vorrei ringraziare i K-Code che questa sera hanno suonato per la prima volta in pubblico, è stato il loro debutto. Ed è anche il debutto dell'associazione di impegno civico Generazioni Nuove, presieduta dalla mia collega e amica Alessia De Santis. È la prima iniziativa di Generazioni Nuove, in collaborazione con la Giara Nera, che invece è un'associazione che già opera sul territorio da quasi 2 anni, mancano pochi giorni ai nostri 2 anni di vita, e che già forse molti di voi conosceranno in merito anche alle battaglie che abbiamo condotto in passato. Ora questa della pedofilia ormai è oltre 1 anno, anzi sono 1 anno e mezzo che va avanti, e prima ancora abbiamo condotto una dura battaglia contro i disturbi del comportamento alimentare, l'anoressia, la bulimia in particolare, e l'anno scorso, proprio in questi giorni, abbiamo dedicato una giornata all'anniversario del futurismo. Il futurismo, in quel giorno, mentre il futurismo stava compiendo 100 anni, la Giara Nera compiva il suo primo anno di attività. Il prossimo 20 febbraio, 101 anni di futurismo e 2 anni di Giara Nera. Li festeggeremo insieme al nostro amico Francesco Sarra, che ringrazio, che è in sala con la signora, buonasera. E quindi vi invito tutti il 20 febbraio a Palazzo Orsini a Monterotondo per visitare la mostra a cura di Francesco Sarra, 101 anni d'arte e non solo. È una mostra d'antiquariato, avrà un settore dedicato proprio al futurismo. Grazie Francesco. Vorrei ringraziare anche alcuni ospiti che sono in sala questa sera, poi passerò a presentarvi invece i relatori che ci faranno compagnia e ci spiegheranno anche tutta una serie di vicende relative proprio alla pedofilia. Innanzitutto volevo ringraziare per essere qui il Brigadier Generale Attilio Gizzi, capo del secondo riparto bilancio Ministero della Difesa. Grazie. Saluto anche con l'occasione il capitano di Croce Rossa Italiana Mario Moriconi, che tra l'altro è il mio papà. Saluto anche il dottor Marco Matteoli, medico di Croce Rossa. Grazie. Il dottor Luigi Ruscito e la signora dottoressa Angela Panella. Ringrazio l'avvocato Enrico Bonizzoni, che è qui con noi. E poi un ringraziamento veramente di cuore a chi sta dietro tutto questo. Ringrazio veramente con tutto il cuore, a nome di tutte e due le nostre associazioni, Valentino Chialastri e il Dipartimento Ambiente e Sicurezza. A loro va un ringraziamento veramente speciale perché sono sempre con noi, sono sempre presenti ai nostri eventi e ci garantiscono quella serenità che tutti noi dobbiamo avere quando si sta tutti insieme per qualsiasi tipo di motivazione. Quindi grazie Valentino, grazie ragazzi, davvero di cuore. Poi c'è una persona carissima per me, per tutti noi, Anna Rita Rinaldi e tutto lo staff di Ricci e Capricci. Loro ci seguono sempre, ogni nostra iniziativa, abbiamo il nostro staff di parrucchieri che può sembrare una cosa, uno pensa, mamma mia questi, ma chissà dove li prendono tutti questi soldi,
ma io vi dico che tutte queste persone che io ho citato prestano la loro opera gratuitamente. Mi comunicano che padre Giulio Cerchietti, cappellano militare titolare presso l'aeroporto militare di Guidonia e del corpo militare della Croce Rossa Italiana, non potendo intervenire, ci invia, da dov'è, purtroppo è, sta poco bene, mi invia a tutti noi la sua benedizione. Grazie padre Giulio. Non ho finito con i ringraziamenti, perché è di dovere, oltre che un piacere, ringraziare il nostro fotografo Adriano Lazzarini, il nostro cameraman Carlo Prosperi, anche loro ci seguono sempre e vengono ad immortalare i nostri momenti più belli, e anche loro sono qui a titolo gratuito, come tutti noi. Dicevo, volevo dire una cosa. Come potrete vedere sul libricino dell'associazione che pubblicizza quello che sarà poi l'evolversi di questa serata, ci sono dei loghi, sono degli sponsor ai quali va un ringraziamento davvero speciale. L'associazione La Giara Nera e l'associazione Generazioni 9 non usufruiscono di nessun contributo pubblico, non hanno mai usufruito di nessun contributo pubblico. Le associazioni svolgono il loro lavoro grazie proprio alle attività che vedete riportate su quel libricino, e è solo grazie a loro che siamo qui questa sera, è solo grazie a loro se abbiamo fatto anche in passato tante belle iniziative, e io credo che veramente per loro sia necessaria una nota di merito, perché ci consentono non solo di realizzare la nostra voglia di fare, che insieme al nostro lavoro ovviamente riesce ad essere realizzata, ma ci consentono anche di essere liberi di invitare chi vogliamo, quando vogliamo, come vogliamo. Grazie a tutti voi.